Procura di Roma ha aperto un'inchiesta nei confronti della cooperativa Rirei, attuale gestionaria dei centri per disabili di Roma e Santa Severa, precedentemente condotta da Anni Verdi. L'inchiesta è stata avviata la scorsa estate dopo l'esposto siglato dalla CISAS, Sanità Privata, ed è stata affidata su delega del Tribunale di Roma e dal PM Maria Cristina Palaia ai carabinieri del NAS di Roma, a cui il segretario regionale CISAS ha inoltrato una richiesta di ispezione alla struttura di Santa Severa dopo il fatto accaduto alcuni giorni fa, dove un ragazzo in preda ad una crisi psichica ha riportato una frattura. La CISAS inoltre invita l'altro organo sindacale, la CGIL, a chiarire il suo intervento in merito alla vicenda Rirei. Passiamo alla politica. Il sondaggio effettuato dalla nostra TV web, a cui hanno partecipato molti cittadini, parla chiaro. La maggioranza dei votanti ha infatti scelto l'opzione altro con il ben 52% dei consensi. Il primato spetta Roberto Bacheca e Massimiliano Fronti con il 15% dei consensi e a Roberto Marongio ottiene il 10%. L'ex sindaco Gottidei ottiene appena il 3%, Giovanni Dani il 2%, mentre Andrea Bianchi, Venanzio Bianchi, Achille Ricci e Renzo Barbazza ottengono un misero 1%. Le case del comune sono in perfetto ordine. Queste le dichiarazioni dell'ex sindaco Gottidei l'indomani della verifica straordinaria di cassa, in cui si evince che il servizio finanziario del comune può vantare una liquidità di circa 1.400.000 euro. Le difficoltà di pagamenti avvenute nei giorni scorsi dovrebbero dipendere esclusivamente dall'eventuale sforamento del patto di stabilità. Non ho lasciato alcun debito, afferma Tidei, anzi, questa è la dimostrazione delle tante chiacchiere fasulle che si fanno in questa città. Gli operatori AMA tornano sul piede di guerra. I 10 operai che da anni vivono in una situazione di precariato hanno protestato sotto la sede comunale per chiedere garanzie e rassicurazioni circa il loro posto di lavoro. In un incontro con il commissario Fausto Gianni e alcuni dirigenti comunali, sembrerebbe che dal 1 gennaio 2008 tutti gli operai dovrebbero entrare a tempo indeterminato nell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Santa Marinella. Questo grazie al progetto di raccolta differenziata porta a porta, varata dalla precedente amministrazione, sviluppi sul cosa nelle prossime edizioni. E ora passiamo la linea ad Alessandro che annuncia la nuova rubrica E paghiamo noi. Arrivederci e alla prossima puntata. Grazie. Persona anziana che vorrebbe andare al centro anziani passando per via Lazio deve attraversare e percorrere questa strada senza un marciapiede, ma soprattutto di sera senza illuminazione. Come potete vedere qui inizia la strada. Le macchine passano a pieno tuono, non c'è nulla. Il primo palo di luce si trova là, dove c'è una strettoia. E noi dovremmo passare qui, in questa strada, così, camminando per strada, senza un marciapiede, con tutte queste fratte qua vicino. E la cosa che noi non ci spieghiamo è per quale motivo nessuno ha mai fatto nulla per questo. E non c'è neanche l'illuminazione. Vedete le macchine come passano vicino? Qui c'è la freddoia. Una persona anziana di notte dovrebbe andare al centro anziani che si trova là su in cima. Ma le luci iniziano soltanto da dopo il ponte, da dopo il fosso. E non è possibile. Un bambino, una donna, un anziano, una donna con il passeggino, col proprio figlio, qui verrebbe travolta se passasse qui di notte. E non è proprio possibile nel 2007 Santa Marinella che si trova ancora in queste condizioni. Come potete vedere, la struttura si trova proprio sovrastante la strada. Qui non si tratta di spazio che manca, qui lo spazio c'è, ma non viene utilizzato. E ora vi facciamo vedere un'altra piccola cosa. Qui è il passaggio dove siamo entrati noi. Se dovessero incrociarsi due macchine, dovrebbero rallentare praticamente. Non c'è un marciapiede, come potete vedere non c'è un lampione. E guardate, si vede.
quale motivo qui non viene tutto pulito, sistemato il parco, messo un impianto di illuminazione per poter permettere di vedere. E noi sappiamo che qui sono successi degli incidenti dove persone sono state travolte. E non è possibile perdere la vita perché manca l'illuminazione all'interno di questa via. Hanno speso 200.000 euro per la multiservizi per pulire Santa Marinella, ma credo che non basti. E noi da oggi inizieremo a farvi vedere i disastri che ci sono a Santa Marinella. Cercheremo di documentare, non facendo politica, dando delle idee per le prossime elezioni venture. Beh, per oggi è tutto. Da Alessandro Fiorucci e Simone Bianchi vi salutiamo e speriamo che il nostro appello venga ascoltato da qualcuno e che qualcuno prenda dei veri e seri provvedimenti, perché in queste condizioni Santa Marinella non può andare da nessuna parte.